Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo è il giorno della mia laurea in medicina veterinaria. Ho sempre voluto fare la veterinaria fin da quando ero piccola. Un percorso lungo, intenso, in 5 anni 77 esami. Qual è il ricordo più bello che conservi di quel periodo? Durante il tirocinio dell'università arrivò un cane che aveva ingerito del veleno. Il professore non gli diede molta speranza. La mattina dopo, presto, quando andai all'università, lo trovai in piedi e ho detto notte ti porto a casa. Questo cane che si chiama Pepe è ancora parte della mia famiglia. Era una vita molto intensa, una reperibilità infinita, 7 su 7. Poi hai conosciuto tuo marito, sì. E sono arrivati i tuoi bambini. Sì, è arrivato il primo. È stato veramente faticoso, nonostante poi più in là lo abbia anche mandato a un asilo nido, ma comunque anche l'orario di copertura di un asilo nido non è sufficiente quando sei una libera professionista. E poi dopo il primo figlio è arrivato il secondo, mi sono dovuta fermare perché iniziavo a provare un malessere. Quando ero al lavoro pensavo ai bambini, avevo dei sensi di colpa, e quando ero con i bambini pensavo al lavoro. Alti sensi di colpa, esaurimento emotivo, basso benessere psicologico possono portare una donna a decidere di lasciare il proprio lavoro. Essere mamma non è un fenomeno individuale o familiare, è a tutti gli effetti un evento ad impatto sociale e ce ne dobbiamo occupare. Ho messo al primo posto la famiglia e i figli, ma dentro di me non mi sentivo neanche nel ruolo di casalinga. Oggi tu hai un tuo studio fotografico. Sono ripartita da lì, dalle mie passioni. Lo studio l'ho aperto a novembre scorso e sono molto orgogliosa di questo spazio che mi permette appunto di conciliare il mio essere mamma al mio essere Federica. Quando facevo la veterinaria e poi sono arrivati i bambini, sono stati dei momenti proprio da incubo. Avevo un orario per aprire ovviamente lo studio e prima dovevo lasciare il bambino al nido, dovevo letteralmente lasciare tra le braccia delle educatrici e scappare al lavoro. Io adesso riesco a fare quadrare tutto e ad essere presente sia con loro che nella mia carriera. L'errore che facciamo noi mamme è quello di annientarci come persone, e alla lunga questo porta a una frustrazione e anche a un'infelicità. Io penso che per avere un bambino sereno e felice, i suoi modelli siano i genitori. Quindi una mamma felice fa un figlio felice, una mamma serena fa un figlio sereno. Antonella Baccaro, poi...